Un'infermiera australiana ha raccolto alcuni anni fa le testimonianze di molti malati terminali che le hanno rivelato i loro principali rimpianti prima di lasciare il corpo. Le frasi che questa infermiera ha trascritto non riguardavano mai lusso, ricchezza, gioielli, ma cose ben più semplici e toccanti. Quello che le persone che assisteva le dicevano erano frasi come: avrei voluto avere il coraggio di vivere una vita vera, non quella che gli altri si aspettavano da me. Avrei voluto trascorrere meno tempo al lavoro per passarne di più con la mia famiglia e vedere i miei figli crescere. Avrei voluto esprimere i miei sentimenti, cosa che non ho fatto per evitare conflitti, finendo per vivere una vita mediocre, senza esprimere il mio potenziale, vivendo spesso nell'amarezza e nel rancore. Avrei voluto trascorrere molto più tempo con gli amici per non rimpiangere il tempo sprecato, intrappolato dalla vita, ma me ne sono accorto quando ormai era troppo tardi. Avrei voluto aprire la porta alla felicità, che non è altro che una scelta, ma la paura di uscire dalla mia area di comfort mi ha chiuso la strada alle emozioni che avrei voluto vivere e che non ho mai espresso, preferendo la sicurezza delle abitudini e delle esperienze conosciute, piuttosto che lasciarle fluire liberamente. Il nome di questa infermiera è Bonnie Ware e grazie al suo bestseller Vorrei averlo fatto, ha ispirato milioni di persone a vivere una vita piena. Questo è proprio quello che voglio fare anche io con te, con la Divine Connection, e ispirarti a rimuovere tutto quello che ti sta bloccando, in modo che tu possa vivere una vita davvero piena e senza futuri rimpianti. Una buona notizia: tu sei ancora in tempo, quindi segui tutti i video. Ciao e benvenuto da Patrizia Setteducati, fondatrice del movimento e del metodo Divine Connection. Prima di tutto, grazie, grazie di cuore per i commenti che hai lasciato sotto al video precedente e per il tempo che hai deciso di dedicarmi e di dedicarti. Nel caso invece te lo fossi perso, trovi in questa stessa pagina il link per poterlo rivedere. Ecco la mia domanda per te dopo questa breve introduzione. Se anche tu stai pensando che spesso corri dietro a delle illusioni e che vuoi vivere una vita in cui poter finalmente manifestare il tuo vero potenziale, hai bisogno di sbarazzarti di un pesante carico di blocchi, di emozioni, paure, schemi ripetitivi che in alcuni casi ti porti dietro fin dall'infanzia. Sei consapevole di tutto questo? Vedremo insieme come evitare i cortocircuiti emozionali che ti stanno bloccando e come restare in uno stato di connessione con la tua parte divina, quindi come entrare in quello che io chiamo il divine state. Imparerai a riconoscere questi cortocircuiti emozionali e capirai come restare nel divine state, così come dovrebbe essere naturalmente, riconoscendo quando sei in uno stato di disconnessione. Ti riassumo cosa abbiamo visto finora. Esistono una serie di emozioni negative e di blocchi che possono ostacolarti nel manifestare quello che tu sei veramente e impedirti di realizzare la vita che desideri. Hai ascoltato la storia dell'elefante che proprio come noi costruisce il suo sistema di credenze e convinzioni nei primi anni di vita, determinando il suo percorso come se fosse programmato da un computer, ripetendo spesso gli stessi schemi, ritornando a rivivere le stesse emozioni tossiche. Ti ho mostrato un'opportunità, una via d'uscita per riparare questi cortocircuiti emozionali e riprogrammarti grazie alla Divine Connection. Ti ho anche spiegato che non è colpa tua se le tante volte che hai fallito, quando non hai avuto successo nel tentare di riscrivere il codice che origina le tue scelte e quindi il tuo futuro. Infine, ti ho raccontato della mia lunga esperienza nel mondo della crescita spirituale, che mi ha visto viaggiare in tutta Europa, negli Stati Uniti, in buona parte dell'Asia, nel Centro America, sempre alla ricerca di insegnanti, esperienze ed energia che mi hanno permesso di condividere con te le mie ultime scoperte e le informazioni che ricevo dalle mie guide.
non mi resta che condividere con te le magie che accadono grazie alla Divine Connection. Ma su che presupposti si basa questo metodo? La Divine Connection è un metodo che ho ricevuto in canalizzazione e si basa su alcuni passaggi di tipo energetico supportati dalla meditazione. Parliamo di cose concrete. Se tu hai una mente scientifica e giustamente nutri dei dubbi sulle tematiche connesse a tali argomenti, in realtà esistono moltissimi studi che quantomeno invitano ad aprire la mente. Alcuni studi di epigenetica teorizzano l'influenza dei nostri pensieri sulla genetica. Tra gli ormai sempre più numerosi scienziati che si occupano di argomento verso i quali la scienza ufficiale è un po' chiusa, avrei forse sentito parlare di Bruce Lipton. È un biologo cellulare conosciuto in tutto il mondo che sostiene che i nostri pensieri influenzano i geni e le cellule. Quanta ha importanza il nostro pensiero, positivo o negativo che sia, sul comportamento dei nostri geni e sul nostro comportamento? Se l'ambiente e il pensiero influenzano la nostra biologia, questo può cambiare conoscenze ed esperienze future di ciascuno di noi. E che dire dell'ospedale Molinette di Torino, dove ormai da anni si usa Reiki in alcuni reparti, tra cui il reparto di oncologia. Ebbene, è stato dimostrato che i pazienti che ricevono sedute di Reiki guariscono con più facilità e in meno tempo rispetto agli altri pazienti. Ancora altro famoso divulgatore e scrittore come Greg Braden cita esperimenti sull'utilizzo della preghiera in alcuni reparti ospedalieri. I gruppi di persone che beneficiavano delle preghiere, ossia intenzioni ed energia positiva, guarivano prima e meglio delle persone con le stesse patologie rispetto a quelle che ricevevano solo cure allopatiche. Voglio anche ricordarti gli esperimenti condotti da Masaru Emoto, che dimostrò l'influenza dei pensieri, della musica e stati d'animo sottoponendo l'acqua a vibrazioni positive e negative e ottenendo risultati incredibili. Anche la teoria di fisica quantistica stanno sempre più spopolando nelle aule di formazione di tutto il mondo, partendo dagli scioccanti risultati dell'esperimento della doppia fenditura, in cui la sola presenza di un osservatore cambia il comportamento dei flussi delle particelle. Non vuol dire forse che la nostra coscienza e quindi quello che crediamo ha il potere di influenzare e cambiare in qualche modo la realtà, oltre al risultato in laboratorio degli esperimenti scientifici? E tornando a forme di preghiera e meditazione, hai sentito parlare dell'esperimento Mariashi? Mariashi era un maestro che insegnava meditazione trascendentale negli Stati Uniti e che attirò l'interesse dell'università, addirittura di Harvard. Gli studi dimostrarono una relazione diretta tra la meditazione e la riduzione di ansia e stress, ma non solo. Uno studio dell'FBI evidenziò che nelle città in cui l'1% della popolazione praticava la meditazione trascendentale, l'indice di criminalità diminuiva, andando completamente contro tendenza rispetto ad altri centri urbani. La ripetizione di questi studi in diverse comunità ha confermato l'effetto denominato e conosciuto da allora come effetto Mariashi. Non solo, le onde cerebrali dei praticanti sembravano coerenti e allineate, come se fossero tutti collegati. Questo non ti fa pensare che forse il concetto di massa critica è importante e il pensiero che possiamo realizzare qualcosa di grande in un'aula incontrandoci tutti insieme dal vivo? Puoi trovare ormai ovunque questo tipo di informazioni, internet, libri, blog, articoli, che possono riguardare varie tematiche. Inoltre, si parla dei benefici della meditazione anche per rafforzare il sistema immunitario, ridurre il dolore, aumentare la produttività, la felicità, la memoria, la concentrazione, ridurre dipendenze, elaborare informazioni e decisioni, stimolare la creatività e molto altro. Quindi, o siamo tutti matti o qualcosa di vero c'è. Non devo dimostrare niente a nessuno, ma sento che la mia ricerca è arrivata a un punto di svolta e che finalmente ho la soluzione alle domande che per anni mi hanno assillata e tenuta sveglia. Ti è stato fatto credere che non fosse possibile trovare una risposta ai dubbi esistenziali, come anche che vivere una vita diversa in cui ti riconosci fosse solo un'illusione.
Del resto, un essere umano impaurito, ammalato, che non è incoraggiato a pensare come un individuo, ma piuttosto segue le masse, la paura è più controllabile. Ebbene, non è proprio così, posso testimoniare questo, avendo realizzata io stessa una vita nella quale non esiste quasi più la sofferenza e quel poco che c'è è molto più gestibile. Una vita nella quale mi riconosco e provo gratitudine ogni giorno. Come altre volte nella mia vita ho dovuto spostarmi in ricerca e in esplorazione per cercare risposte. Bene, proprio l'anno scorso, quando mi trovavo da poco in Spagna, in un ambiente del tutto nuovo, con abitudini diverse, una vita rivoluzionata, l'incertezza di non sapere se quello che stavo vivendo mi sarebbe piaciuto oppure no, fu direttamente la fonte a venirmi in aiuto. Quel giorno avevo scelto di meditare sul letto. La fonte mi fece arrivare delle informazioni in merito al nuovo metodo e la trasformazione che questo metodo avrebbe portato se mi fossi permessa di diffonderlo in larga scala, anche nel mondo. Seppi proprio quel giorno che avrei ricevuto questo metodo un po' alla volta. Ciononostante ero molto frustrata e non capivo come fare finché l'energia della fonte mi rivelò i passi successivi. Ebbene, cominciarono ad arrivare sempre più informazioni su una modalità di lavoro alla portata di tutti che grazie a una connessione con il divino avrebbe permesso di sciogliere nodi, blocchi e dubbi esistenziali in modo da permettere alla propria parte autentica di manifestarsi e realizzare il proprio cammino. Contemporaneamente ricevevo poco a poco altre informazioni su un grande progetto. Mentre cominciavo a fare questa esperienza, di questa connessione, un pezzo alla volta. Si trattava di qualcosa che aspettavo da tanto, tanto tempo e finalmente potevo colmare quel vuoto che molte persone mi dicevano di provare. Aiutarle a lasciare andare il dolore, allontanare le paure, scardinare sovrastrutture mentali più o meno consce e inconsce. E da lì ho cominciato a ricevere il metodo completo. Mi sono affidata ed affidate. E in effetti è accaduto. Sono stata ricompensata con il dono di ciò che è arrivato dopo. Penso che adesso hai almeno un'idea di come ti puoi sentire dopo aver appreso un processo di questo tipo. Ma mi rendo conto che ci possono essere altri ostacoli. Normalmente i benefici di un seminario come questo possono essere in apparenza difficilmente misurabili. E per la mente non è sempre chiaro se quello che stai investendo abbia un valore così forte. Per questo una delle prime domande che tutti mi fanno è: quanto costa? Sinceramente ritengo che tutto questo non abbia prezzo, visto l'impatto che può avere sul resto della tua vita. Ma sono sicura che avrai più di una bella sorpresa alla fine di tutti e quattro i video. Gli altri ostacoli possono essere impegni che hai preso o quelli che credi essere gli obblighi che hai nei confronti della famiglia, dei tuoi figli, del tuo partner. Lo capisco, ma mi chiedo, dove ti potrebbero portare quelle stesse dinamiche che ti portano a rifare le stesse cose fatte, magari controvoglia, e che ti hanno fatto arrivare esattamente dove sei adesso? Quante volte si tratta di scelte fatte per un senso del dovere o per dei sensi di colpa, di qualcosa che ti priva della tua libertà e riduce il tuo potere personale? Con questo non voglio dire che la tua vita sia sbagliata, anzi sono certa che solo tornando indietro col pensiero potresti rivivere tanti momenti, scelte, risultati che ti caricheranno di orgoglio, di soddisfazione, ma solo pensarci. Quello che mi chiedo è questo: quando è stata l'ultima volta che hai messo i tuoi interessi e il tuo benessere prima di quello degli altri? Quando è stata l'ultima volta che hai ceduto all'egoismo degli altri per non sembrare a tua volta egoista? Non pensi di meritarti di avere questa possibilità, di fare quel passo che può scatenare un effetto domino positivo sulla tua vita e portare benessere, serenità e armonia nelle tue relazioni? Quante trasformazioni positive potresti portare nelle tue relazioni, ai tuoi cari, ai tuoi figli, il tuo partner? E concederti questa possibilità? Quali insegnamenti? Immaginati di tracciare un confine proprio alla fine del prossimo evento e da lì cominciare una vita
a cui dare nuova rotta grazie a una consapevolezza diversa. Un'ultima cosa, forse puoi anche aver preso un altro impegno e magari già investito per essere presente a un altro evento. Prima di prendere una decisione definitiva, zittisci la mente e ascolta quello che ti direi sempre. Ascolta il tuo cuore e senti nel profondo dove è bene che tu sia presente. Allora, mentre rifletti su tutto questo, ti chiedo ancora un po' di pazienza. Resta in ascolto, segui il gruppo Facebook Divine Connection e tieni d'occhio la mail in attesa del prossimo straordinario video, in cui ti farò toccare con mano un pezzo del metodo che ho intenzione di insegnarti. Vedrai, sarà molto utile ed emozionante. In attesa del prossimo video ci tengo molto a sapere cosa pensi di tutto questo. Scorri nella pagina e lascia il tuo commento qui sotto. Bene, un abbraccio di luce e ci vediamo al prossimo video. Ciao!